restiamo nel mondo del teatro perché si appresta a ripartire la nuova stagione di una delle istituzioni più importanti, fiore all'occhiello del nostro mondo partenopeo, nel nostro capoluogo, il teatro partenopeo, ovvero il Teatro Diana, che tra l'altro quest'anno compie i suoi primi 90 anni. E a tal proposito, dunque per l'occasione, il Diana offrirà un cartellone di altissimo livello ed amplierà anche le sue classiche rubriche con una mostra permanente che per l'appunto ripercorre i 90 anni della sua storia. A raccontarci insomma tutte le novità riguardanti Teatro Diana abbiamo con noi la dottoressa Claudia Mirra. Dottoressa, buongiorno, grazie di essere qui con noi quest'oggi. Dunque, 90 anni, innanzitutto auguri, no, per questo grande traguardo. Buongiorno, sì. Per questo grande traguardo che compie Teatro Diana e che per l'appunto lo festeggia con una programmazione davvero unica. Sì, diciamo che nel marzo, appunto, proprio nel marzo del 2023 festeggeremo questi 90 anni, quindi per noi questa è una stagione un po' speciale perché andiamo, ecco, ad avvicinarci, ecco, a questo festeggiamento per noi molto importante. Proprio di questi giorni è la notizia che questa mostra, che come tu dicevi precedentemente è stata allestita qui in teatro, una mostra permanente, insomma, tutti i nostri spettatori possono visitare, appunto, venendo qui a teatro, ma una mezz'oretta prima dell'inizio dello spettacolo, oppure aperta anche il sabato mattina e la domenica mattina. Questa mostra, come dicevo, sarà ospite del Parlamento europeo nel mese proprio di marzo, in occasione dei festeggiamenti. Quindi per noi questo è veramente motivo di orgoglio, di soddisfazione anche per la città di Napoli, insomma. È vero, perché il Teatro Diana è rappresentativo, no? È icona del teatro partenopeo oramai da tanto, tanto, tanto tempo. Tra l'altro, parlavamo prima di un cartellone che si appresta a ripartire e a celebrare questa nuova stagione teatrale. Ricordiamo anche i nomi di altissimo livello, perché si parte il 9 con Lina Sastri, poi Sergio Rubini, ancora Francesco Cicchella, Paolo Genovese, il ritorno di Alessandro Siani, un cartellone unico. Esatto, è stato fuori abbonamento, abbiamo avuto 4 settimane di straordinario successo, come sempre, sì, Vincenzo qui di casa. Poi continueremo la stagione, appunto, Lina Sastri. Volevo solo puntualizzare una cosa: lo spettacolo purtroppo di Sergio Rubini già da un ruolo di De Filippo, ma verrà sostituito poi a fine stagione con il bellissimo spettacolo di Sal da Vinci. Poi, come ricordavi tu, avremo insomma vari ospiti in questa stagione ricca, veramente molto molto ricca. Avremo Paolo Genovese con Perfetti Sconosciuti, avremo ancora Carlo Bucci Rosso che ritorna qui al Diana, Francesco Cicchella, Massimiliano Gallo che proprio in questi giorni è in televisione con il successo di Malinconico, e così avremo un omaggio Giallina Wertmüller, insomma Giuliana Alessio che tornerà qui al Diana, e poi alle feste sempre in compagnia di Alessandro Siani che ci farà divertire, il ritorno di Massimo Ranieri con il suo concerto, insomma una stagione per noi, un novantesimo anno festeggiato alla grande. Un novantesimo anno festeggiato alla grande. Prima parlavamo appunto di questa mostra, no? In cui saranno esposti, no? Ci sarà la possibilità di conoscere i più grandi che per l'appunto si sono trovati a passare al Teatro Diana. Una mostra che proprio lei ha voluto curare personalmente. Sì, infatti, diciamo che nei 2 anni della pandemia è stato un po', mi sono dedicata a questo, in quanto i teatri, come tutti sanno, erano chiusi, e quindi mi sono dedicata insieme a un mio amico giornalista, Nicola Miletti, e insieme anche a mia figlia Laura Bertoni, della parte, diciamo, che lei si è occupata più della parte di archiviazione, creando proprio un sito che si chiama www.archiviostoricoteatrodiana.it, abbiamo raccolto e catalogato tutto il materiale. Ovviamente, finita questa catalogazione, ci sembrava giusto creare una mostra in modo tale da rendere visibile almeno parte del patrimonio che abbiamo trovato, che veramente era ricchissimo, perché il Teatro Diana è stato gestito ininterrottamente dalla mia famiglia, in quanto è stato costruito da mio nonno, e quindi questo ha potuto permettere negli anni di conservare veramente tantissimo materiale, locandine, fotografie autografate, copioni, manifesti, e abbiamo portato alla luce
con questa mostra con 32 pannelli, tutto questo materiale. Più sono state allestite tre vetrine dove sono stati raccolti un po' i vari cimeli, per esempio abbiamo lo scialletto di Pupella Maggio che fu donato da Pupella Maggio a mia madre, un gilet di Antonio Casagrande, sempre di spettacoli che sono stati in scena qui da noi. Insomma, una mostra laddove trasuda la storia, per l'appunto, del teatro Diana, un teatro che guarda sempre al futuro, ma avendo comunque sempre dei punti di riferimento fissi, con degli appuntamenti imperdibili e degli appuntamenti che sono proprio di casa al Diana. Fra questi ricordiamoli, dottoressa, perché c'è ancora l'appuntamento degli incontri al Diana e fra questi anche la possibilità di ascoltare musica classica. Sì, abbiamo la stagione concertistica che partirà a gennaio, poi abbiamo gli incontri dei libri, con i libri sempre il sabato mattina, dove sabato questo avremo la presentazione proprio del libro di Bellincampi, scritto che ripercorre un po' la storia della carriera di Rina Sastri, poi abbiamo il ritorno del commissario Ricciardi con il libro di Maurizio De Giovanni che verrà presentato il lunedì 28 di novembre, insomma. Come sempre, questi appuntamenti sono ormai diventati un punto di riferimento delle librerie e anche del Vomero che supportiamo quando c'è necessità di presentare dei libri, con una maggiore affluenza. Senta, complimenti, ecco, per tutte le iniziative, però non dimentichiamo, quanto sia stato difficile, no? Riportare il tutto nel mondo teatrale perché abbiamo vissuto un periodo precedente, quello pandemico, laddove l'arte in generale ha subito un forte contraccolpo. La voglia di ritornare da parte del pubblico in teatro c'è, però io le chiedo come state vivendo questi mesi comunque così complicati e nonostante ciò la volontà è stata quella di alzare l'asticella del livello di asticella, però se l'ha dovuto lavorare tanto, insomma. Sì, diciamo di molta precarietà, perché anche l'anno scorso che è partita la stagione teatrale, però ovviamente si è stato sempre sul, più che altro sul, come dire, sul capo, c'era sempre quella paura che si potesse richiudere, anche stesso degli attori che si potessero ammalare, perché poteva capitare, quindi magari uno spettacolo doveva essere rimandato, doveva essere posticipato, e quindi è stata una stagione veramente, come dire, molto molto dura, faticata per tutti quanti noi. Adesso insomma sembrerebbe che la stagione stia partendo e anche se devo dire che il pubblico non è mai mancato, nel senso che anche l'anno scorso in una situazione così difficile con le mascherine, ricorderanno tutti il Green Pass, eccetera, il pubblico ci ha sempre seguito con affetto e questa è una cosa che insomma ci ha veramente è stata per noi motivo di piacere, soprattutto perché la gente aveva desiderio di ritornare a teatro, di vedere lo spettacolo dal vivo, cosa importantissima e che secondo me non finirà mai. Ecco, è stato anche, presumo, uno stimolo per poter fare meglio e sempre di più, no? Proprio nei riguardi del pubblico. Tra l'altro, ricordiamo anche un altro appuntamento perché avete rilanciato il Teatro Cinema Acacia, una struttura dalle grandi potenzialità. Sì, anche lì è stata per noi una sfida perché certo in piena pandemia, perché è stato l'anno scorso che abbiamo cominciato la stagione dell'Acacia, è stata una grande sfida, ma anche lì siamo stati premiati dal pubblico perché già l'anno scorso ha cominciato ad apprezzare l'apertura di questa nuova sala e quest'anno quindi oltre al cinema c'è una stagione di abbonamento anche lì con degli spettacoli ovviamente diversi rispetto a quelli del Teatro Diana, cerchiamo di andare più verso magari i giovani con un prezzo anche un po' più ridotto, in modo tale da poter avvicinare anche un pubblico più giovanile e poi con la stagione, come dicevo, cinematografica e poi i grandi concerti. Anche l'anno scorso abbiamo avuto dei bei concerti, abbiamo visto ad esempio il concerto del maestro Uto Ughi, è stato insomma molto apprezzato, insomma una sala anche concertistica a tutto tondo. Beh, in bocca al lupo per l'inizio di questa nuova e straripante stagione del Teatro Diana, oggi raccontato attraverso le parole della dottoressa Claudia Mirra. Grazie davvero, buon lavoro e a prestissimo. Grazie, grazie sempre a voi. Buona giornata e buon lavoro. Pubblicità, restate con noi.